diceva giustamente Emilio, la novità, diciamo, dell'ultimo mese può essere, diciamo così, la quotazione di uno strumento, il mini DAX, del quale si sentiva, a mio parere, sicuramente l'esigenza. Allora, il mini DAX, min DAX che cos'è? Sostanzialmente è il corrispettivo in piccolo del DAX Future che da anni già viene tradato attivamente sul mercato Eurex, che traccia sostanzialmente l'andamento dell'indice azionario tedesco, del principale indice azionario tedesco, e che è caratterizzato sostanzialmente da un valore punto sicuramente molto elevato, da caratteristiche che lo fanno, diciamo così, essere adatto a essere tradato con logiche di breakout. E perché è importante il mini DAX? Perché, come dicevo, proprio per via di questo valore punto molto ampio che ha il DAX Future principale, si presta a essere, diciamo così, utilizzato anche in portafogli retail. Qui vi ho messo alcune specifiche nella slide del mini DAX, vedete il codice ISIN. Vediamo i dettagli del contratto mini, sostanzialmente vediamo che vale un quinto, perché il valore punto del DAX lo vediamo essere 25 euro, il valore punto del mini è di 5 euro, un po' come viene per FIB e mini FIB. Addirittura ci sarebbe da chiedersi perché non ci avessero pensato prima qui all'Eurex a fare un qualche cosa del genere. Diciamo così, l'esigenza era molto forte, tant'è che poi vedremo insieme che la liquidità dello strumento sta diventando via via, giorno che passa, sempre più elevata. Una differenza che però c'è tra i due contratti è che il cambiamento di prezzo minimo del DAX è 0,5 punti, mentre per il mini è un punto. Quindi possiamo in un certo senso dire che lo slippage che possiamo avere tra i due contratti in un certo senso è doppio, perché il movimento di prezzo del mini DAX rispetto al DAX, diciamo, è doppio. E questo è un aspetto che va tenuto in considerazione proprio nell'analisi dei report e dei performance report che vengono fatti, perché tutti gli storici che abbiamo fino ad oggi sono quelli sul DAX principale, sul contratto grande. Quindi, qualora noi volessimo decidere di tradare contratto mini, c'è questa differenza che va sicuramente tenuta in considerazione. Differenza che può anche essere marginale dal momento in cui la liquidità sullo strumento mini inizia a essere molto forte. È chiaro che se ci dovesse essere uno slippage eccessivo, questa cosa può andare a impattare sui nostri sistemi, soprattutto se lavorano con logiche intraday, dove sappiamo che i costi commissionali, i costi di slippage incidono particolarmente. Se fino adesso, diciamo, fare trading sul DAX overnight era veramente appannaggio di pochi, adesso magari invece è possibile con il contratto mini tradare anche sistemi che stanno in posizione, diciamo così, anche overnight, perché proprio per il valore punto più limitato questo, diciamo, è reso più accessibile a tutti. Gli orari di negoziazione sono gli stessi, sostanzialmente per i privati dalle 8 alle 22. La liquidità del mini DAX, io questo è uno screenshot che ho preso ieri mattina, mi pare intorno alle 9 e mezza, un orario del genere, dove sulla sinistra vedete il mini DAX, e infatti vedete che si muove di punto in punto. Sulla destra abbiamo il DAX Future, il contratto grande, con contratti che si muovono di 0,50 in 0,50. Come potete vedere, si vede già che è presente una discreta liquidità sullo strumento piccolo, non paragonabile ancora a quello dello strumento grande, ma comunque io sono abbastanza convinto che tempo fine mese sarà già decisamente tradabile il contratto. Conosco poi anche trader molto esperti che già lo stanno trattando attivamente adesso. Come potete vedere, il bid ask è il medesimo. No, scusatemi, mi correggo, c'è un tick di differenza, 131-130, 132-130. Andiamo avanti con le slide. Perché dicevo la novità? Perché allora il DAX Future sicuramente è interessante per le sue caratteristiche, quindi
dicevo prima, logiche di breakout anche in un'ottica intraday. La caratteristica che magari ha fatto stare lontani molti trader dal contratto grosso è un po' pesante, e vedremo dopo che cosa intendo per pesante, ed è uno strumento nervoso. Cosa vuol dire nervoso? Magari a differenza del FIB, che comunque ha caratteristiche anche abbastanza simili al DAX Future, nonostante i nostri indici si siano mossi in maniera diversa da un punto di vista del medio-lungo periodo, sappiamo che il DAX è su massimi storici di sempre, noi siamo ancora molto lontani come nostro indice azionario dai massimi storici. Se dicevo il FIB può essere tradato anche con stop loss relativamente stretti rispetto al valore punto, questo non è possibile, diciamo, sul DAX. Per tradare un DAX è necessario avere degli stop loss ampi. Chiaramente uno stop loss ampio diciamo così, può allontanare molti trader dal tradare attivamente questo strumento, perché voi sapete che una cosa che ci preme ribadire sempre, uno degli aspetti più importanti anche nel trading quantitativo è la gestione del rischio. Una regola che posso garantirvi, salvaguardia tutti i portafogli, è quella di considerare lo stop loss di sistema in relazione al controvalore del conto tradato. Cioè io non posso permettermi di perdere il 5% del mio portafoglio. Allora voi capite, i portafogli non eccessivamente ampi, se il trader decideva di tradare uno strumento quale il DAX, che necessita di uno stop loss ampio, si trovava nella situazione magari di poter incorrere in perdite eccessivamente grosse rispetto alla capienza del portafoglio. Alla prova dei fatti, stringendo lo stop loss, qualsiasi sistema sul DAX inizia a performare male, sempre peggio, più lo stringiamo più performa male. E quindi questo diciamo così, ci fa cogliere con notevole piacere il mini DAX, perché ci consente di avere nuove opportunità di trading aumentando la diversificazione del portafoglio sistemi, quindi inserendo nuovi sistemi sul DAX mini, con un rischio che è la portata di tutti i portafogli retail. Cosa intendevo dire per un contratto pesante? Voi vedete qua tre grafici, in verde abbiamo l'andamento del DAX Future, contratto grosso, sotto abbiamo sostanzialmente la volatilità dello strumento in relazione al valore punto dello strumento stesso. Ragioniamo su barre daily, quindi ogni candela rappresenta un giorno, e la volatilità misurata tramite l'ATR rappresenta l'escursione in valore punto che ha il DAX ogni giorno. Io qua ho preso una media settimanale e una media mensile. Allora, voi vedete che in valore monetario, ragionando su barre e su dati, diciamo così, mensili, quindi ho preso 20 giorni di barre daily, abbiamo una variazione in termini monetari giornalieri che è andata da 7.900 euro, picco massimo, a diciamo intorno ai 2.200-2.300 euro. Se poi questa volatilità la misuriamo settimanalmente, quindi diciamo, l'effetto della media viene un po' smussato, voi vedete che in alcuni casi abbiamo superato escursioni di prezzo giornaliere sopra i 12.000 euro. Questo intendo, diciamo così, per contratto pesante. Se noi lo paragoniamo a quello che è la volatilità del FIB nel nostro future principale, vediamo che i 12.000 euro diventano 5.000 e nei periodi di bassa volatilità il FIB ha avuto un'escursione giornaliera intorno ai 1.100 euro circa. Quindi semplificando possiamo dire che la volatilità del DAX contro quella del FIB è la seguente, quindi l'escursione giornaliera di un DAX espressa in valore monetario corrisponde all'escursione di un FIB moltiplicato per 2,5. Se noi andiamo a sostituire in questa banalissima equazione, anziché un DAX, 5 mini DAX, viene fuori che l'escursione giornaliera di un mini DAX espressa in valore monetario corrisponde all'escursione di un FIB diviso 2. Insomma, per farla breve, tradare un mini DAX è come tradare un mezzo FIB. Chiaro che questa è una relazione che non è sempre costante nel tempo, però indicativamente noi sappiamo che il rischio in valore monetario di un mini DAX corrisponde alla metà del rischio monetario di un FIB.
Per questo motivo, ci siamo decisi a pubblicare sul sito alcuni sistemi che già da tempo avevamo sviluppato sul DAX, che fino a poco tempo fa non erano pubblicati, che venivano comunque dati soltanto ai nostri clienti esperti, che sapevano precisamente quello che stavano facendo, diciamo così. Adesso, con questa nuova opportunità offerta dal Minidax, abbiamo deciso di pubblicarli sul sito e di proporli anche al largo pubblico, proprio per il rischio decisamente inferiore che si può assumere adesso tradando il Minidax. Sono quattro sistemi, diciamo che appartengono tutti e quattro alla stessa famiglia di sistemi, cioè sono sistemi che vanno in favore di trend. Ci vanno in maniera diversa l'uno dall'altro, adesso li analizzeremo, e non ci sono i sistemi di mirror averting. Ricordo che i sistemi di mirror averting sono quei sistemi che comprano sui ribassi e vendono sui rialzi. Sono sistemi che per loro natura sono sicuramente più pericolosi rispetto ai sistemi di breakout, ai sistemi di trend following, perché ci troviamo a comprare, come si dice in gergo, ad afferrare il coltello mentre cade, no? Allora, a volte quando ci sono degli shock di mercato, come è successo il 24 agosto, ci possono essere magari aperture in gap. Se io sono entrato in posizione magari la sera prima in chiusura, mi trovo con un bel meno 4 in apertura, che sicuramente, diciamo così, è difficilmente gestibile anche per portafogli retail. Magari sono logiche che sul lungo periodo hanno una redditività anche elevata, caratterizzate soprattutto da una percentuale di operazioni in profitto molto ampia. Generalmente un buon sistema mirror averting può avere anche un 70% di operazioni profittevoli, quindi 7 operazioni su 10 sono trade vincenti. Però, come consiglio, diciamo sempre ai nostri utenti di non pesare più di un 20-25% all'interno del portafoglio, anche perché un'altra caratteristica di questi sistemi è quella di lavorare male con gli stop loss, nel senso che i sistemi di mirror averting con stop loss stretti funzionano male. E, al contrario, i sistemi di breakout trend following come quelli che proponiamo sul Minidax oggi lavorano bene con gli stop loss, a seconda dello strumento che andiamo a tradare, lo stop loss può essere più o meno ampio, ma generalmente porta un beneficio lo stop loss in questi sistemi. Possiamo anche andarli magari a visionare qualcuno, già che ci siamo. Abbiamo tra l'altro implementato nel sito alcune funzionalità che credo che faranno piacere ai nostri ascoltatori, perché è possibile monitorare giorno per giorno l'andamento, anzi in diretta proprio, l'andamento dei nostri trading system. Come funziona? Abbiamo inserito questo tool che vedete, che mostra l'equity e le principali metriche del sistema, minuto per minuto. Quindi, volete vedere cosa sta facendo il nostro sistema? Basta collegarsi al nostro sito, sotto la voce trading system avete l'elenco disponibile ad oggi, che vi anticipo che verrà sicuramente ulteriormente aumentato con sistemi su commodities e altri sottostanti, un po' per volta lo stiamo aggiornando, e la comodità è che avete modo di vedere in real time se questi sistemi funzionano o no. Sono gli stessi sistemi che noi tradiamo attivamente sui nostri conti. Può capitare che un sistema magari non funzioni più correttamente, non si è in sintonia col mercato, sarà nostra cura ovviamente toglierlo e lasciare, diciamo, a disposizione degli utenti soltanto i sistemi che attivamente tradiamo, che riteniamo essere, diciamo, più solidi e robusti. È possibile personalizzare questo backtest molto veloce che può fare l'utente, inserendo costi di commissioni, costi di slippage, che vanno intesi come round turn, cioè entrata e uscita dal mercato, quindi come il costo viene applicato su due trade sostanzialmente. Poi vedete che è possibile personalizzare la data di partenza, ad esempio possiamo dire al sistema di farci vedere l'andamento da inizio di quest'anno e viene aggiornata la equity. Abbiamo il profit factor, che è uno sicuramente dei
indicatori più significativi per valutare l'efficienza di un sistema, il numero delle operazioni fatte, il valore medio dell'operazione, la percentuale di profitto, i costi operativi che chiaramente deriveranno da quello che noi abbiamo inserito in questi campi e il drawdown, quindi diciamo le principali metriche le abbiamo tutte inserite, poi comunque saranno anche queste ulteriormente ampliate. Direi che questo è uno strumento sicuramente valido per vedere un po' cosa fanno i sistemi di algoritmica, per essere aggiornati sulle novità e per magari evitare di scaricare comunque il repo storico che rimane disponibile in formato Excel, che sostanzialmente è il repo storico che viene generato da Multichart. Io direi di partire guardando un sistema sul DAX Future, che chiaramente noi proponiamo sul Mini, consigliamo perlomeno di provarlo sul Mini, sistema di comprovata efficacia. Lo usiamo già da parecchio tempo, lo usiamo sul FTSE MIB, lo usiamo sul Bund, lo usiamo sul Forex, su quattro cross differenti, quindi diciamo che è un sistema veramente multimercato, come pochi si trovano. Un sistema che è caratterizzato anche da logiche di trading abbastanza semplici. Appartiene alla famiglia dei sistemi volatility breakout, quindi entra in posizione quando c'è un'esplosione di volatilità. E questa viene, diciamo, gestita e viene misurata attraverso un nostro indicatore proprietario che deve essere confermato in chiusura di barre, proprio per evitare il più possibile falsi segnali. In questo caso, quindi sul DAX, ma anche sul FIB, lo utilizziamo su barre orarie. Voi sapete che aumentando il time frame della barra è possibile, generalmente vanno di pari passo, aumentare l'average trade, che è uno dei parametri fondamentali per riuscire a tradare attivamente un sistema intraday, per far sì che, diciamo così, il profitto non venga eroso dai costi, diciamo così, commissionali di slippage. I nostri test ci hanno mostrato che le barre orarie probabilmente sono, anche se magari non particolarmente frequente, un time frame ideale per tradare in intraday il DAX e il FIB. Premetto che il sistema funziona benissimo anche su barre a 15, a 30 minuti, a un'ora, però ecco, diciamo, come settaggio ideale abbiamo scelto questo. Come viene gestita la posizione? È sempre presente a sistema uno stop loss, un take profit. Inoltre c'è un altro indicatore sviluppato da noi che misura la forza del trend in atto e fa uscire prima, e viene questa forza del trend viene ponderata per il tempo in cui siamo in posizione. Quindi, sulla base di un eventuale rallentamento del trend oppure di un eccessivo tempo in posizione, si esce anche se il sistema non è andato né in profit né in stop loss. Come dicevo, viene utilizzato, diciamo, con successo anche su altri mercati. Qui possiamo magari andare a vedere l'andamento storico del sistema. Questo vedete l'andamento storico, queste sono soltanto le operazioni short, aggiorniamo, mettiamo tutte le operazioni. Queste sono operazioni long e short del sistema. Preferisco però farvi vedere il tutto da Multichart. Flipper 2 DAX storico, eccolo qua. Andiamo ad analizzare il report di Multichart che sicuramente è più completo. Qui in questo report ho inserito 25 euro di slippage in entrata e 25 di uscita, quindi un tick in entrata e un tick in uscita. La prima cosa che balza all'occhio è sostanzialmente a livello monetario perlomeno, un'equivalenza tra i profitti derivanti dalle operazioni long e i profitti derivanti dalle opzioni short. Vi posso garantire che non è assolutamente scontato questo, perché i mercati azionari innanzitutto hanno un bias rialzista, quindi la tendenza di medio e lungo termine è rialzista, e questo già influisce abbastanza sulla profittabilità diciamo, dei sistemi dal lato long e dal lato short. Generalmente il lato long è molto più facile, diciamo, che sia profittevole per i sistemi che fanno trading sugli indici azionari. Questo dicevo almeno a livello monetario, perché se poi andiamo a vedere il profit factor, che
che è un fattore, diciamo, è un indicatore fondamentale per valutare la bontà di un sistema, voi vedete che il fattore di profitto delle operazioni long è sicuramente questo tipo di sistema. Perché? Perché il drawdown che è derivato da un DAX future applicando attivamente questo sistema corrisponde a 10.250 euro. Qui ci vuole un po', diciamo, di sensibilità personale, nel senso sarà il single trader poi che deve rendersi conto se un drawdown del genere è per lui sopportabile. Ricordatevi che questo è un valore indicativo e ottimistico, perché poi quando mettiamo a mercato i sistemi, voi sapete che il peggior drawdown di solito deve ancora arrivare. È una massima di trading, ma purtroppo è vera, perché questo è comunque un test ottimistico. Vediamo che lo stesso drawdown però a operazioni chiuse si riduce a 8.225 euro. Quindi sicuramente, e poi per operazioni chiuse sostanzialmente, tranne qualche raro caso in cui andiamo da overnight, sono, diciamo, il drawdown misurato a fine giornata. Ecco. Un altro indicatore importante sicuramente è quello che mette in rapporto i totali guadagni contro il massimo drawdown intraday. Vedete che è di 16 volte 25, cioè il sistema è riuscito negli anni a guadagnare 16 volte il massimo drawdown. Questo per avere una panoramica, diciamo così, a livello di metriche del sistema. A livello grafico, voi vedete l'equity e diciamo che l'equity racchiude un pochino tutte queste cose che ci siamo dette e le rende, diciamo, interpretabili con un colpo d'occhio. Vedete che l'andamento è abbastanza lineare, l'andamento dell'equity, quindi non ci sono periodi, magari salvo questo, in cui si è sofferto almeno per il passato più di tanto. Siamo attualmente in un picco storico di equity. Questa è la curva dell'equity che tiene conto anche dei drawdown intraday. Se vogliamo vedere quella close to close, che di solito è un po' più lineare, è questa. E ci troviamo in realtà qua diciamo così, il sistema è aggiornato, mi pare, a novembre del 2014, perché teniamo sempre una parte out of sample per poi verificare la bontà del trading system. E possiamo andare a vedere le varie equity che ci mostra Multichart. Qui abbiamo paragonato al drawdown, che è molto limitato, avete visto, quindi qua è difficile, di difficile interpretazione. Possiamo andarlo a vedere, eccolo qua, in termini percentuali e in termini assoluti. In termini assoluti vedete che il drawdown close to close è arrivato a un massimo, picchi massimi intorno agli 8.000 euro. Se chiaramente lo paragoniamo al capitale che cresce, via via in termini percentuali questo drawdown diminuisce. Un altro aspetto importante è comunque valutare le due equity long e short. Vedete che c'è una discreta differenza, cioè è molto più facile guadagnare sul lato long che sul lato short. Premesso che non ce lo ordina il dottore di tradare gli indici azionari dal lato short, ed è per questo che alcuni sistemi sugli indici azionari, magari che vedremo successivamente, vengono proposti soltanto dal lato long, questo è un sistema che comunque riteniamo che possa essere tradato anche con efficacia dal lato short, anche perché provare a cogliere eventuali crash di mercato con sistemi di breakout, direi che sicuramente è un qualche cosa che fa piacere a tutti, perché generalmente tutti i portafogli hanno un bias rialzista. Avere dei sistemi che prendono profitto e guadagnano, diciamo così, da ribassi del mercato, sicuramente mettono a riparo i portafogli e
da momenti, diciamo, di drawdown o comunque di mancato guadagno prolungati. Proseguendo con l'analisi del sistema, possiamo vedere il numero di trade sviluppati, non sono eccessivi, parliamo di circa 500 trade, e uno dei parametri fondamentali che è l'average trade. È un average trade, quello di 338 euro, sicuramente molto ampio, che ci consente, essendo tra l'altro anche già dedotto di 50 euro di costi, quindi di slippage, di essere abbastanza tranquilli che il sistema, pur lavorando in intraday, è solido e robusto e ci consentirà di pagare i costi di transazioni, i costi impliciti e i costi di slippage. Andando avanti con l'analisi, potrei farvi vedere l'analisi periodica, che è un altro, diciamo così, valore che vado sempre a verificare quando analizzo un sistema. A me, come a voi immagino, piacciono sicuramente, preferiamo i sistemi che guadagnano con costanza. Trovarsi degli anni negativi non fa piacere a nessuno. Il sistema che guadagna sempre non esiste mai, ci possono essere degli ottimi sistemi che per un anno magari non sono stati in grado di portare a casa profitto, però se riusciamo ad avere un sistema che ha una consistenza nei guadagni anno dopo anno, sicuramente viene tradato molto più facilmente e il rischio di abbandonarlo per strada, nonostante sia un sistema buono, si abbassa. Voi sapete che anche nel trading algoritmico c'è comunque sempre un impatto emotivo molto forte, no? Chiaramente, avendo in portafoglio un sistema che è un anno che performa male, che ci fa perdere i soldi o che perlomeno non guadagna, ci mette a dura prova. Voi vedete che questo sistema non ha perso neanche un anno, dal 2005 ad oggi non ha avuto un anno in perdita. Vi posso garantire che non è così scontato. Per questo motivo, per il fatto che, diciamo così, tradiamo attivamente da anni su altri sottostanti, ve lo proponiamo di recente, quindi soltanto ad oggi sul DAX, per chi volesse, ne avesse la capacità, o preferibilmente sul mini DAX, è uno di quei sistemi che mi sento di poter dire, tra tutti quelli che abbiamo sviluppato sul DAX, di potervi consigliare, perché ha superato la prova del tempo, la prova multimercato. Se devo consigliare ai nostri clienti di provare, che vogliono tradare attivamente il DAX, un nostro sistema, ecco, mi sento tranquillo e vi propongo questo sistema. A proposito, diciamo così, torniamo alle slide un attimo, di sistemi e di offerta, abbiamo pensato, per chi volesse cimentarsi con il mini DAX Future, di proporre in maniera gratuita per 2 mesi i segnali su due sistemi di nostra scelta, gratuiti via mail, o per chi decidesse già di sottoscrivere un abbonamento completo, di aggiungere 3 mesi alla durata dell'abbonamento sottoscritto. Magari, non so, decido di farmi un semestrale, un annuale, in tutti i casi vengono regalati 3 mesi in più di abbonamento, proprio per consentirvi e darvi un beneficio nel provare, diciamo, questi nuovi sistemi proposti da algoritmi, che è un'offerta che viene limitata soltanto ai partecipanti del webinar. E per questo motivo, nel corso della prossima settimana, vi verrà mandato un'email con il dettaglio preciso di questa offerta. Vi anticipo già che i segnali via mail partiranno dal 1° di novembre, scusate, il 1° di dicembre, quindi saranno attivi per tutto il mese di dicembre e di gennaio. Per chi volesse sottoscrivere i segnali via mail, è già possibile farlo attraverso il sito. Voi vedete che andando sul sistema Flipper DAX, in fondo abbiamo la possibilità, c'è già un link che è stato creato, per ricevere i segnali via mail. Questi vi arrivano in tempo reale e volendo potete anche replicare, sebbene non sia, lo sappiamo, la stessa identica cosa, perché comunque ci può essere un ritardo, anche se pur minimo, nell'inserimento dell'ordine, potete replicare l'andamento del sistema. Oppure, se preferite, potete, diciamo così, seguirlo attraverso il tool che abbiamo sviluppato e messo a vostra disposizione sul sito.
È molto facile, magari restringete il periodo di trading e giorno dopo giorno potete vedere l'andamento del sistema. Vedete che c'è un picco di equity, quindi già questa è una bella cosa. Torniamo alle slide. La slide precedente, ecco, vi ho parlato del sistema Flipper 2. Un altro sistema abbiamo sviluppato, a dire il vero, questo è nato su richiesta di un nostro cliente che voleva tradare attivamente il DAX ed è venuto fuori questo sistema che si chiama Pumpkin. Ve lo voglio far vedere. È un sistema che di recente ha avuto un drawdown anche abbastanza significativo. Drawdown che può essere comunque messo in relazione col crash di mercato che c'è stato il 24 agosto. Un drawdown sicuramente difficilmente sopportabile su un DAX Future, perché parliamo di 18-19 mila euro se non ricordo male, ma che tradando un mini in realtà si riduce di parecchio. Andiamo a vedere magari più nel dettaglio. Scusate. Ecco qua. È chiaro che questo drawdown poi va diviso per 5, quindi sostanzialmente parliamo di 4.000 euro di drawdown tradando un mini DAX, più che accettabile. Il sistema comunque vedete che sia da inizio anno che da, diciamo così, inizio 2014 è in abbondante guadagno. Sul DAX avrebbe guadagnato ad oggi quasi 40.000 euro. È un sistema che funziona anche su altre sottostanti. Sul DAX Future lo proponiamo soltanto dal lato long, ma vi posso garantire che dà ottimi risultati, ad esempio, anche sul FTSE MIB Future e anche su qualche commodities. È un sistema che necessita di uno stop molto ampio ed è per questo motivo che vedete un drawdown abbastanza significativo. E come dicevo, lo proponiamo soltanto sul lato long. Questo sistema che andiamo a vederlo in multichart. Eccolo qua. Torniamo sulle metriche principali. Ha un profit factor dell'1,62. Ha guadagnato negli anni 114.000 euro. Con un drawdown storico fino a poco prima del crash che è venuto fuori out of sample ad agosto di 9.750 euro. Avete già visto che i fatti hanno dimostrato quello che vi anticipavo poco fa, che il peggior drawdown deve sempre venire. Quindi, purtroppo, nel valutare un sistema, è buona norma, raddoppiare il drawdown storico, e valutare poi così se questo drawdown siamo in grado di reggerlo oppure no. Chiaramente, diminuendo la size del contratto, è possibile tradare anche sottostanti quali il DAX Future, che fino ad oggi, diciamo così, erano poco alla portata di tutti. Andando ad analizzare le metriche più nel dettaglio, possiamo vedere che il massimo drawdown, dicevo, storico è stato di 9.700 euro, i ritorni sul drawdown sono stati di 11 volte. Andiamo a dare un occhio all'equity, è un pochino più nervosa dell'equity che abbiamo visto in precedenza. Vediamo l'equity è soltanto long, a livello di trade close to close questa è la equity, se la guardiamo con i drawdown vediamo che tutto sommato erano abbastanza in linea anche con il sistema precedente, chiaramente fino a poco prima il crash del mercato che c'è stato il 24 agosto. Andando a vedere i trade, ha sviluppato 550 trade, poco più del sistema precedente, però chiaramente li ha sviluppati solo dal lato long, mentre invece il sistema precedente lavorava sia dal lato long che dal lato short. L'average trade è più limitato, parliamo di 207 euro contro i 3,50 del sistema precedente. Nel complesso comunque posso sicuramente garantirvi che rimane un sistema robusto e un sistema solido. In particolare, vi dicevo che anche sul FIB è un sistema che lavora che può essere veramente, vi posso far vedere che anche sul FIB, sempre con 25 leggermente
diversi ovviamente perché è un sottostante diverso, ha prodotto un equity di tutto il rispetto, ha prodotto addirittura 209.000 euro di guadagno in 8 anni e 7 mesi, con un profit fatto non particolarmente elevato dell'1,52. Io generalmente prediligo sistemi che hanno un profit factor sopra un punto e mezzo. Qui siamo, tra virgolette, al limite. Anche qua il lato long funziona decisamente dal lato short, come a conferma di quello che vi anticipavo. È una bellissima equity dal lato long, anche se c'è stato un periodo un pochino prolungato, diciamo, in cui il sistema è andato in laterale, poi si è ripreso. Questa invece è l'equity short, che è sicuramente un pochino più nervosa. Questo per dirvi che vi proponiamo un sistema che comunque non è stato fatto, ideato solo per il DAX, funziona bene, diciamo, anche su altri sottostanti, come poi anche il sistema precedente, cioè anche il Flipper 2. Se noi andiamo a vedere sul FIB Future, vediamo che comunque è un sistema ampiamente profittevole, quindi ha una equity tutto sommato abbastanza regolare. I drawdown sono contenuti, parliamo di 8.000 euro anche sul FIB. I settaggi, come dicevo, sono leggermente diversi rispetto al DAX, ma questo è abbastanza normale. Chiaramente mettendoli in portafoglio, utilizzando gli stessi parametri per entrambi i sottostanti, comunque viene fuori un'equity decorosa. Chiaro che poi quando andiamo a lavorare di fino, perché vogliamo tradare sottostanti diversi, non ha molto senso usare i medesimi settaggi. Questi magari gli stessi settaggi magari possono essere utilizzati su un portafoglio di azioni, dove non andiamo a fare un settaggio specifico per ogni singola azione. In questo caso, trattandosi di future con caratteristiche anche diverse, sicuramente è il caso di ottimizzare sistema per sistema, cercando chiaramente di non incorrere nei rischi derivanti dalla sovraottimizzazione. Se poi andiamo a vedere che cosa ha fatto il nostro indice da un punto di vista storico, questo è l'andamento del FTSE MIB Future. Chiaramente è un po' diverso dall'indice perché, diciamo così, il rollover dei vari future ha provocato un andamento leggermente diverso. Comunque vedete che siamo veramente a livelli molto lontani dai massimi del 2007. Vedere un equity che dal lato long ha prodotto questo, beh, insomma, ci fa pensare che un qualche vantaggio sul mercato l'abbiamo trovato, c'è cioè un qualche sistema efficiente per riuscire a guadagnare, nonostante, no, a guadagnare con operazioni long, nonostante un mercato che è stato spiccatamente ribassista negli ultimi anni, probabilmente questo sistema ha qualcosa da dire di interessante. Stessa cosa sul DAX. Francesco, ti interrompo un attimo perché ci sono molte domande. Sì? Allora, vabbè, i sistemi sono gratuiti? Ovviamente no. Se il sistema è su time frame orario, ogni ora bisogna controllare le mail. Sostanzialmente sì, cioè è chiaro che il servizio via mail vuole essere un modo per avvicinare i nostri clienti, i nostri utenti a un tipo di sistema per capire se è di suo gradimento. È chiaro che non è nostro volere far tradare i sistemi via mail, anche se c'è chi lo fa, anche con SMS, quindi abbiamo anche questa modalità. Qual è il problema? Che quando mi trovo a dover aprire una posizione, tra il tempo di arrivo della mail, il tempo di collegarmi alla piattaforma e inserire l'ordine, magari è passato un minuto e potremmo avere un eseguito diverso, anzi sicuramente avremo un eseguito diverso rispetto a quello che ha generato il sistema. A volte potrebbe essere migliore, a volte peggiore. Trattando di sistemi di breakout che generalmente ci prendono nell'indovinare la direzione del mercato, a mio avviso è più probabile che l'ordine inserito sia leggermente peggiorativo. Quindi in questo senso dicevo, è una prova gratuita che si può fare e trattandosi di barre orarie, a scadenze orarie, è possibile verificare le mail e inserire anche manualmente gli ordini. Chiaro, se mi faccio già trovare pronto con la piattaforma aperta, tempestivamente verifico, diciamo così, l'orario di trading, io posso ogni ora, anche se forse è un po' stressante dal punto di vista, emotivo, inserire manualmente gli ordini, certo. Un'altra domanda è se puoi confermare che da inizio 2014 ha guadagnato 40.000.
A inizio 2014, aspettate che controllo perché non voglio dire una cosa inesatta, adesso questo è il PAMPIS 01 01 2014. Non sono stati messi costi di commissione, quindi andiamo qui, senza commissione slip sarebbero 37.000, 38.200. Cosa ci mettiamo? Stiamo molto prudenti, ma molto così. Sicuramente voi sapete che nei sistemi intraday questo influisce tanto. Allora, da inizio 2014 ho guadagnato 32.400 euro. Un altro ascoltatore chiede, analizzando il guadagno medio per operazione del flipper, si riesce a replicarlo profittevolmente anche con il mini DAX? Sì, stiamo parlando appunto del mini DAX. Sì, sta parlando di mini DAX, infatti facevo vedere che allora il DAX Flipper 2, DAX storico. Questo è l'andamento sul future principale. Chiaramente se voi prendete le principali metriche e le dividete per 5, è chiaro che è un calcolo un po' spannometrico, ma purtroppo non avendo lo storico sul mini DAX altrimenti non si può fare, voi vedete che il sistema, anziché 166.000 euro, ne avrebbe guadagnate 166.000 euro diviso 5, il drawdown va diviso per 5, questo ha avuto un drawdown di 10.000 euro, il drawdown voi lo dividete per 5, quindi parliamo di 2.000 euro di drawdown. Il profit factor sostanzialmente rimane lo stesso, anche perché sono valori chiaramente che mettono in relazione le varie grandezze, net profit su drawdown, anche il ritorno sul massimo drawdown è di circa 16 volte, quindi più o meno questi valori rimangono uguali. L'average trade, chiaramente io qua ho pesato 25 euro di slippage, sul DAX dovrei pesarne 5, 10 se voglio essere più prudente. Comunque l'average trade di 338 euro, anche questo viene diviso per 5, sostanzialmente tiriamo fuori quello che è l'average trade per il mini DAX. Io consiglierei di aspettare comunque fine mese per iniziare a tradare il mini DAX. Aspettare che si formi ancora un pochino più di liquidità, anche se conosco vari trade che già lo tradano e mi hanno confermato che dei grossi problemi di liquidità non ne, anzi, non ne hanno proprio mai avuti. Hanno aspettato una settimana dalla quotazione e poi hanno iniziato a tradarlo. Ti faccio un'altra domanda che ci pone un lettore. Il sistema prevede per ogni trade di acquistare un solo contratto o incrementa la posizione in base ai guadagni accumulati? No, il sistema prevede di acquistare un solo contratto. Il money management di questo tipo ce l'abbiamo sviluppato, ma probabilmente è meglio personalizzarlo da utente a utente. Dare fuori un sistema con un money management uguale per tutti, onestamente, che poi non lo so, non penso che sia forse una cosa corretta. Ognuno può avere esigenze, sensibilità diverse, quindi chiaramente noi foriamo fuori, adesso presentiamo quello che è il sistema base e il sistema grezzo, poi può essere sicuramente affinato. Fermo restando che ci sono poi delle problematiche, diciamo così, di tipo un po' tecnico che vanno gestite in multichart per riuscire a implementare logiche di money management. In particolare mi riferisco, non so, al fixed ratio, no? Che va a premiare un sistema all'aumentare dei guadagni, quindi all'aumentare dei guadagni decido di incrementare la size dei miei contratti. Purtroppo multichart ha dei limiti che siamo riusciti comunque a superare attraverso una programmazione nostra. Questi limiti non consentirebbero di avere un posizionamento, una gestione diciamo così, dei contratti dinamica e automatica sulla base della crescita dei profitti del sistema. Si può fare attraverso un tool che abbiamo sviluppato, però il sistema che viene fornito è sistema grezzo. Poi eventualmente possiamo valutare utente per utente di inserire modifiche e personalizzarlo. Ho capito. Un'altra domanda. Ci sono altre domande? Sì, un'enormità di domande. Penso che abbiamo davanti un pubblico di persone veramente interessate al trading quantitativo. Il capitale consigliato per i vari sistemi con il mini DAX?
Allora, prendiamo questi due di cui abbiamo parlato, quindi per i flipper io direi, allora faccio una premessa. Il capitale necessario per fare trading è molto diverso se io utilizzo un solo trading system o se utilizzo multipli. Se utilizzo già attivamente 7 trading system e i miei margini vengono utilizzati al 50, al 30% su base giornaliera, non ho bisogno di incrementare ulteriormente il mio portafoglio di trading. È chiaro che se invece io parto adesso con un sistema e trado unicamente quello, allora in questo caso per tradare un mini DAX qui avrebbe avuto un drawdown storico, diciamo di quindi 2000, circa 2000 euro. Diciamo 5.000 per stare prudenti a livello di drawdown, ci sommiamo il margine, secondo me un mini DAX con 10-15.000 euro il flipper 2 si può fare, più o meno, diciamo 15.000, bisogna stare proprio dal lato dei bottoni, 15.000 euro per uno, meno male, più o meno parliamo, nonostante il drawdown di agosto del pumpkin, un capitale simile, perché comunque l'abbiamo stimato in maniera prudenziale. Quindi intorno ai 15.000 euro, se volete fare il pumping magari 20, però è chiaro che tutto va relazionato a che cosa è un portafoglio. È una domanda un po' difficile senza sapere esattamente quanti sistemi hanno in portafoglio i nostri utenti, perché ribadisco il concetto, fare trading quantitativo con un solo trading system su un solo sottostante a mio parere è sconsigliabile, perché l'ideale sarebbe riuscire a fare anche un piccolo portafoglio di sistemi dove vado a mischiare strumenti differenti che hanno caratteristiche differenti, mischiare sistemi che lavorano su time frame diversi, con modalità diverse, in modo da avere un'equity complessiva il più decorrelata possibile. Ho capito. Un sistema che funziona bene su un time frame grande, tipo 60 minuti, funziona anche su un grafico a 1 minuto? No, allora, tradare i grafici a 1 minuto è veramente molto difficile. È veramente molto difficile perché quando si scende sotto i 5 lo slippage e le commissioni impattano in maniera devastante. Diciamo che chiaramente si può fare, però non è adatto al pubblico retail, non è neanche probabilmente multi se ha lo strumento giusto, lì si parla e si inizia ad andare su. Anche se non è vero proprio HFT, comunque su strumenti che devono essere gestiti in maniera diversa, su sistemi che devono essere gestiti in maniera diversa tramite codici proprietari programmati in C++, non è possibile secondo me, o è molto difficile fare trading di successo su time frame a 1 minuto, o si ha un'esecuzione perfetta oppure io lo sconsiglio. Nel caso si dovesse Perché tradare. poi andiamo, Vai, scusami, vai. no, andiamo proprio a fare concorrenza ai big player, cioè le istituzioni finanziarie, chi ha veramente mezzi potenti, hanno investito tantissimo sul trading ad alta frequenza, perché chiaramente quello che ti dà è minori drawdown e le equity più regolari e noi ci vogliamo mettere a fare concorrenza a loro? Cioè, ci vogliamo proprio fare del male allora. Cioè, scusate, io sono molto schietto, però io mi metterei alla larga da questi personaggi perché hanno mezzi che noi non ce li sogniamo neanche. Quindi dobbiamo fare trading, se vogliamo fare intraday, su time frame che ci consentono di stare lontani dal rumore del mercato e dalla concorrenza di questi big player che hanno strumenti che noi non abbiamo. Quindi sotto i 15 minuti noi non andiamo. Detta proprio francamente. L'altra domanda è che nel caso si volesse tradare in automatico con multicharts, viene spedito il codice in Power Language? Sì, spediamo un po' il codice Power Language scriptato, l'utente lo può utilizzare, può anche modificare i parametri anche se lo sconsigliamo, è attivo per il periodo, diciamo, di sottoscrizione del sistema. È possibile programmare l'operatività prima dell'apertura dei mercati o la sera prima per il giorno dopo? Allora, no, non è possibile perché sono ordini market,
che vengono inseriti a mercato nel momento in cui le condizioni di trend di volatilità sono ritenute opportune. In realtà mi correggo, il flip lavora con ordine mercato e il pumpkin con ordine limiti. Comunque sia, entrambi vengono generati non la sera prima, ma in tempo reale, quindi non è possibile. Un'altra domanda, i sistemi orari possono fare più operazioni al giorno? I sistemi orari, quindi il Flipper 2, può fare più operazioni al giorno, sì. Mentre il pumpkin è limitato a un'operazione. Capitale minimo da investire? 15.000. Ho notato che il Select Profit Factor migliora molto rispetto al normale Profit Factor. È corretto dire che il sistema paga un po' le operazioni anomale? Sì, in un certo senso sì, anche se devo dire la verità, non è un valore che vado a considerarlo più di tanto. Io mi limito ai parametri principali. Adesso qua viene selezionato, adesso non mi ricordo neanche, devo essere sincero, qual è esattamente la logica sulla base della quale Multichap va a selezionare. Probabilmente non tiene conto, diciamo, degli outlier, quindi le operazioni di particolare rilevanza in guadagno e in perdita che vengono fuori. Quindi quello che dice l'utente è sicuramente vero. Io però preferisco, diciamo così, ragionare in maniera un po' più complessiva e vedere, anche in questo caso in maniera prudenziale, valutare un profit factor dell'1,62. È possibile avere due parole in più sulle entrate e uscite del sistema e che operazioni consecutive in perdita ha avuto? Sì. Allora, chiaramente noi non possiamo svelare logiche di ingresso dei nostri sistemi. Io non ho dato una descrizione neanche troppo sommaria della verità. Comunque, ad esempio, il Flipper 2 entra quando c'è un'esplosione di volatilità. Quindi è abbastanza semplice il concetto. Quando i prezzi improvvisamente si muovono e si muovono in maniera significativa, allora il sistema entra in posizione, aspetta la chiusura di barra per vedere se questa esplosione temporanea viene riassorbita all'interno della barra oppure no, se è confermata in chiusura di barra decide di entrare in posizione. Se vogliamo andare a vedere il discorso invece delle operazioni consecutive in guadagno e in perdita, fermo restando che dal sito potete scaricarvi il report storico e quindi avete anche modo di valutarlo in maniera più approfondita. Chiaramente qua ci dobbiamo limitare alle voci principali. Voi vedete che ha fatto, allora andiamo a vedere le operazioni in perdita, che sono quelle sicuramente più importanti. C'è stata un'occorrenza in cui sono state fatte 9 operazioni in perdita consecutive, 3 occorrenze con 5 operazioni in perdita e via di seguito. Dal lato di positivo ci sono state 11 operazioni consecutive, una volta in guadagno, e via via a scendere. Vi invito a scaricare dal sito, abbiamo caricato tutti i report storici generati da Multichart, già inclusivi di commissioni e slippage. In realtà abbiamo messo soltanto lo slippage pari a un tick in ingresso e un tick in uscita. Quindi per chi avesse, diciamo così, delle altre curiosità può tranquillamente valutare i sistemi in maniera autonoma, poi può sempre scriverci per eventuali dubbi, quindi a disposizione. Ancora domande. Come funziona l'abbonamento? Occorre aprire un conto presso un broker convenzionato con voi? O meglio, No, buongiorno, piattaforma e broker consigliati. piattaforma Multichart, broker consigliato Interactive. Non ho alcun interesse a consigliare Interactive, non abbiamo diciamo così, degli accordi commerciali con loro, però quello che a me interessa è avere un'esecuzione efficace e pulita, e Interactive mi consente di averla, e costi bassi di transazione. Quindi le due cose secondo me vanno di pari passo, quindi Multichart come piattaforma e Interactive Broker come broker. Poi devo dire la verità, io ormai da anni che mi servo di Interactive Broker, so che ultimamente parecchi broker italiani si stanno mettendo al passo coi tempi o si sono già messi al passo coi tempi. In particolare noi abbiamo avuto modo di collaborare con 3D Robot, con Banca Sella, con WeBank, insomma abbiamo visto che parecchi passi in avanti sono stati fatti. Io devo dire la verità,
Non conosco nel dettaglio l'aspetto commissionale di questi broker italiani. So che però vengono fatte anche delle interessanti promozioni, quindi non è mio interesse consigliare un broker piuttosto l'altro. Io ho sempre lavorato con Interactive e mi trovo bene. Posso dire che, questo anche piacevolmente, mi pare di vedere broker italiani che si stanno mettendo, diciamo così, in concorrenza e stanno abbassando, diciamo, mano a mano che passa il tempo, i prezzi e stanno forse sottraendo un po' di clienti anche i broker esteri. Ho capito. Quindi lascio a voi una valutazione e poi chiaramente ognuno ha proprio potere negoziale, no? Quindi nelle banche con i broker secondo me si può contrattare tutto. Non è necessario aprire un conto all'estero, perché poi ci sono tutte le problematiche, le scocciature relative anche alla gestione della liquidità al di fuori dell'Italia, dichiarazione dei redditi, eccetera. Domande. Si può utilizzare trading robot per tradare il mini DAX? Oppure, oltre a MultiChart, si può utilizzare altro trading software? No, il trading software che noi diamo, diciamo, i sistemi che noi diamo criptati in utilizzo all'utente vengono utilizzati con MultiChart. Questa è la nostra formula. Si potrebbe utilizzare anche con TradeStation, ma diciamo, noi abbiamo per vari motivi deciso di abbandonare quella piattaforma. Quello che sarà possibile, ma non è immediato, sarà utilizzare i nostri sistemi con il trading robot. Quindi, in un futuro, man mano che verranno implementati nuovi sistemi all'interno del trading robot, sarà possibile per chi non vuole sobbarcarsi il costo di MultiChart, non ha voglia magari di sporcarsi le mani, studiare i sistemi, ma si accontenta di tradare sistemi di terzi, ed è nato proprio per questo il trading robot. Quindi al momento ha un sistema attivo, ne stiamo caricando in questo momento un secondo, quindi è un processo magari che richiederà ancora un po' di tempo, ma sarà possibile tradare i nostri sistemi senza avere MultiChart, sostanzialmente, quindi senza il costo di acquisto di MultiChart. Attraverso Banca Sella, WeBank, Directa e poi seguiranno, diciamo, altri broker sulla base degli accordi commerciali che faremo. Piace molto BB King DAX solo long, poche operazioni da inizio 2015 sempre in profitto, simulato con 5 euro di commissioni e 25 euro di slippage, quindi diciamo c'è un Sì. apprestamento. Un altro lettore scrive, quindi come capitale consiglia di avere come valore il doppio del drawdown più il margine iniziale, se ho capito bene. Sì, è una regola empirica che diciamo prudenziale che generalmente consiglio. È chiaro che se però dopo io vado a fare un portafoglio di quattro sistemi, non ha senso che io prenda il drawdown di ogni singolo sistema, lo moltiplichi per due e ci sommo il margine. Mi verrebbe un capitale per tradare quattro sistemi, non so, di 80.000 euro. Nella realtà dei fatti, all'aumentare il numero di sistemi, il capitale necessario per tradarli non va di pari passo e via via più piccolo in proporzione. Quindi, se per tradare un mini DAX da solo con un contratto, vi dico, ci vogliono 15.000 euro, per tradare tre sistemi diversi, in cui uno è sul mini DAX, magari uno è sul Bund e l'altro sull'euro dollaro, a parità di rischio giornaliero come sottostante, non devo moltiplicare per 3 il capitale, è via via necessario un capitale più piccolo, perché i sistemi tra loro sono decorrelati, il margine non viene mai utilizzato da tutti gli strumenti contemporaneamente, è molto difficile che nel mio portafoglio sistemi entrino tutti nello stesso momento e abbiano tutte le posizioni aperte. Quindi c'è una gestione del margine dinamica che mi consente di diversificare e di utilizzare un capitale di trading più piccolo. Quindi, e poi rischi che un sistema magari mi vada in crash, che sono sempre presenti, hanno un impatto più limitato in un portafoglio, perché è chiaro che se mi affido a un unico sistema e questo mi crash, io sono in crisi. Se no 5 o 6, uno mi crash, magari gli altri riescono a compensare quella fase negativa in cui un sistema è andato male. Quindi non fate la somma algebrica del capitale necessario per tradare un singolo sistema. All'aumentare dei sistemi in portafoglio, il capitale necessario è via via più piccolo. Spero di essere stato chiaro, e poi Emilio traduci. No, ma sicuramente c'è un
un dibattito molto intenso, nel senso che vedo che sono molto, molto attivi. C'è alcuni lettori che ci chiedono perché hanno una definizione video molto scarsa e scarso audio, la voce si sente a tratti, mi sa che è un problema vostro, perché noi, almeno io sento benissimo, proprio come se l'avessi sulle ginocchia, placci. Come banca o WeBank, che mi dicono di non avere il trading system, HFT, c'è un progetto futuro e devo cambiare banca e spostarmi in banca sella? Chiede un ascoltatore. No, non ho capito bene la domanda, chiedo Come scusa. So che WeBank innanzitutto. Prego. banca o WeBank, che mi dicono di non Sì. avere il trading system, c'è un progetto futuro o devo cambiare banca e spostarmi in banca sella? Ma io da quello che so, WeBank ti permette l'operatività con multicharge. Sì, infatti. Beh, perché forse il nostro lettore non ha capito che deve Adesso dirgli controllo. multicharge. No, no, c'è sul sito di multicharge. Adesso. Sì, andiamo a vedere brokers. Questi sono tutti brokers disponibili per multichart. WeBank, no, iWBank c'è, scusatemi. Sono sicuro che c'è anche c'è WeBank e c'è anche il plugin per Banca Sella, sono sicuro. Sì, ma l'ho visto anch'io, confermo. Quindi va benissimo WeBank, se desidera tradare il mini DAX o il mini FIB con i nostri sistemi, è sufficiente avere multichart e interfacciarlo con WeBank, cosa che peraltro è abbastanza semplice perché multichart viene già fornito con tutti i tool necessari per dialogare con i broker. Perché PlayStation 9.5 non ti soddisfa? No, in realtà non è che non sia un buon prodotto. Di TradeStation non mi piacciono due cose. La prima è che non ha il mercato italiano. Mi dispiace, ma io ho sviluppato talmente tanti sistemi sul FIB che mi ha fatto guadagnare dei soldi che rinunciare al mercato italiano mi pare una emerita cretinata. Quindi se loro siccome la loro politica, e questa è la seconda cosa che non mi piace, è quella di essere anche broker. E quindi tu sei sostanzialmente vincolato unicamente a loro. Se invece un giorno non mi trovo bene con Interactive, voglio andare su WeBank, a me non me lo dite nessuno. Quindi questa è la seconda cosa che non mi piace. Quindi se la loro politica è di non avere il FIB, mi dispiace, io scelgo un'altra piattaforma di trading. Molto banale, però è così. Il dottore continua a insistere che il servizio HFT non c'è. Allora, il lettore confonde l'HFT con i trading system. Noi non facciamo HFT. Il servizio HFT non ce l'ha nessuna banca italiana. Cioè non, forse per servizio HFT lui pensa alle API disponibili al pubblico, ma sì, cioè, c'è un po' di confusione nella terminologia Ah. che usa il signore, ecco. Allora, ricordiamo che HFT vuol dire High Frequency Trading, che vuol dire trading ad alta frequenza dove le operazioni sono fatte nell'ordine dei secondi o dei millisecondi. Quindi non con Quindi multichart. non con multichart, non è fattibile con multichart un'operatività del genere. Ok. Un altro lettore invece vorrebbe avere più informazioni su come si fa a settare il capitale con più sistemi insieme. Allora, anche questa è una cosa che non esiste una regola generale, perché bisogna valutare i sistemi che mettiamo in portafoglio. Quindi quello che si può fare è studiare un portafoglio di sistemi, personalizzarlo e poi valutare il capitale. Quello che io vi posso dire è che la regola di base, diciamo così, è che le cose più importanti sono che gli stop loss di sistema stiano entro una percentuale del controvalore totale del portafoglio, che non sia superiore a uno 0,50-1%. Poi bisogna vedere anche quanto lavorano i sistemi, perché bisogna vedere se i sistemi utilizzano nel corso dell'operatività quotidiana quale parte del margine. I miei sistemi difficilmente superano il 30% del margine, 30-40% nel corso della giornata, e a fine giornata, siccome ci sono molti intraday, il margine cala sensibilmente, il margine overnight è generalmente intorno al 10-15%, non di più. Insomma, ci sono tanti gli aspetti che vanno presi in considerazione. Eventualmente ci può scrivere
a info@algoritmica.pro, se ha interesse a valutare un portafoglio di sistemi, sarà nostra cura magari seguirlo passo passo in questa cosa. Però ecco, dare una regola generale così al volo non ha molto senso, si rischia di commettere delle imprecisioni e magari dare anche messaggi un po' fuorvianti. Poi ci sono altre due domande che possono essere raggruppate. Mi sembra di capire che non è necessario multichat perché voi state già lavorando con Bancasella. Quindi magari spiega la distinzione tra multichat e robottino. Poi un altro lettore fa una domanda esattamente uguale, dice: occorrono software API, DLL, DDE aggiuntive per interfacciare multichat a un broker? Matteo Nelbianco ne aveva parlato. E poi ancora. Diretta vedo che non c'è nella lista di broker con multichat, vedo però nel vostro sito che state preparando il plugin per diretta per i vostri trading robot, come si usano allora? Insomma, c'è una confusione totale tra quello che è il trading Allora, robot, le API e il multichat. vediamo di fare un po' di ordine. La modalità che noi fino adesso abbiamo consigliato di trading è quella di avere multichart e i nostri sistemi criptati residenti sul vostro computer. Quindi io a casa mia o sul mio server attivo il trading automatico in multichart con il nostro sistema. Multichat si interfaccia con il vostro broker ed è già tutto compreso in multichat, quindi non serve né DLL né DDE, niente. Multichat si interfaccia con il vostro broker, che è uno di questi che è scritto qui nella pagina di Multichart Brokers, e riuscite a fare trading tranquillamente. Un cliente ci chiedeva, qui non c'è diretta, confermo, diretta. Da quello che ne so io, non può essere interfacciata con Multichart. Noi abbiamo sviluppato un software che si chiama Trading Robot, che è diverso da Multichart. Io in Multichart posso creare i miei studi, provare a inventare dei sistemi, posso, diciamo così, sporcarmi le mani, studiare, fare, diciamo, intraprendere la professione di trader, quantitativo, trading algoritmico, e insegniamo a fare questo in un corso. Viceversa, per chi non ha le capacità, non ha la voglia, ma si vuole limitare a provare a fare un po' di trading quantitativo, abbiamo sviluppato il Trading Robot, che è un software chiuso, quindi non è personalizzabile dall'utente. È così dato, fatto e finito, dove all'interno di questo software confluiranno i nostri sistemi. Al momento ce n'è uno, sono in via di implementazione gli altri, e gli utenti, senza avere nessun tipo di competenza di programmazione, di trading quantitativo, potranno attivare su Bancasella, su Diretta, su WeBank, i nostri sistemi di trading. Però è un processo in corso. Al momento c'è soltanto un attivo, che è quello che tra l'altro vedete sul sito, potete anche andarlo a vedere, l'Algo Certificate, scusate che Trading Robot, eccolo qua. No, qui c'è la presentazione, scusatemi. Brandspin. Algo Certificate, eccolo qua, FTSE MIB. Eccolo qua. Questo è il sistema che è attivo al momento sul trading robot. Adesso su un picco di equity, ha avuto una fase, diciamo così, laterale anche abbastanza prolungata. È un sistema che è tradato out of sample da parecchio tempo ed è un modo per avvicinarsi al trading quantitativo senza averne esperienza e capacità. Spero di aver chiarito, Emilio. Vuoi aggiungere qualcosa tu? Come si scrive questo software che sta parlando? Quale software che sta parlando? Trading Robot, Algo Certificate, non si sa. E per iscriversi al nostro servizio e avere in prova il Trading Robot è sufficiente fare una richiesta al nostro servizio. Voi andate sul sito, sulla pagina Algo Certificate e vi iscrivete, oppure mandate una banalissima mail a info@algoritmica.pro e sarà nostra cura contattarvi, fornirvi il link per scaricare la piattaforma, installarla sul vostro computer, dopodiché sarete in grado di fare trading al momento unicamente con questo trading system che vedete sul mio schermo.
Tutti chiedono se potranno rivedere il video. Ovviamente ho risposto che potranno vederlo sul canale di Algoritmica o sul mio canale personale, quindi non ci sono problemi nel poter seguire le tappa per tappa con quello che è stato fatto. Va bene, se hai altre cose da dire, puoi finire. Molto velocemente, ci sono altri due sistemi, infatti sul DAX che abbiamo sviluppato nel corso degli anni, uno è il BB King DAX Future che è questo, l'altro è il Cactus, che è un sistema che viene già tradato anche su altri sottostanti. E per ragioni di tempo non riusciamo a approfondire anche questi sistemi, io mi sono concentrato sui due che conosco meglio, che da più tempo proponiamo e che hanno, diciamo, una consistenza, diciamo così, comprovata nel tempo. E che mi sento anche più tranquillo, tra virgolette, a proporli agli utenti perché li tradiamo noi sui nostri portafogli da parecchio tempo, vanno su più mercati differenti, quindi siamo più tranquilli nel proporre, non che siano migliori di altri, potrebbe essere anche andando a vedere altri sistemi come il BB King, a vedere un profitto più interessante, un numero di operazioni maggiore, quindi non è una valutazione sul sistema. Abbiamo proposto questi due per il semplice motivo che da vari anni sono tradati attivamente da noi e quindi questo ci fa stare più tranquilli nel proporli agli utenti. Poi liberi chiaramente di scegliere voi. Io direi che non è il caso di approfondire ulteriormente Assolutamente, assolutamente, ho dato il questi tempo. sistemi. Esatto, non c'è più tempo. Avete modo di scaricarvi il report storico e visionarli con calma. Ultima domanda. I trading robot funzionano solo sui certificate? Il trading robot funziona sul certificate e anche sul mini FIB in maniera gratuita. Ecco, una cosa che non ho detto, il trading robot con il sistema che abbiamo visto prima viene fornito gratuitamente. Questo proprio perché vogliamo avvicinare la platea del pubblico italiano al trading algoritmico. Quindi senza alcun costo voi potete tradare entro certi limiti quantitativi, mi pare che sia 5.000 euro per i certificati o mini Corretto. FIB, in maniera gratuita mini FIB e certificati. Va bene, io ti ringrazio, mi Grazie fermo qui. a voi. Ci sono altre cose, potete tranquillamente scriverci che rispondiamo a tutti. Perfetto, allora io...